Vai, Mario. Vai. Non lo so, comunque già comunque sia stiamo giocando in una piazza come quella di Arezzo che anche con la Serie D non c'entra niente, comunque ti fa sentire un giocatore di, sicuramente di serie superiore. Sicuramente è diverso se giocare a qualsiasi altra piazza di Serie D. E forse pure per questo ti chiama comunque una società come quella d'Arezzo e non stai guardando tanto la categoria se si trova in Serie C o in D. Sei d'accordo con la Sì, più o meno lo stesso, pure che è parecchio vero de che giocare qua in Arezzo è quasi meglio che giocare in una squadra di serie C2 eppure C1 in certo Hai caso. provato a trovarti in C1 invece? Certo, io potevo restare nella Latina, ma è venuto qua, fortunatamente, no? Ma noi, a noi ci è stato detto comunque sia di fare, di raggiungere il risultato migliore, migliore, perché non si sa mai, se i ripescaggi in teoria non ci dovrebbero essere, però nel caso in cui ci dovessero essere, noi ci dobbiamo comunque far trovare pronti, aver raggiunto un risultato positivo per essere tra le prime ripescate. No, ancora non abbiamo visto, ancora non abbiamo visto niente, però comunque sia quando c'è stata la finale di Coppa Italia siamo venuti pure, Orazio c'era, siamo venuti a vedere la partita, quindi qualcosa abbiamo visto, ci ricordiamo, comunque sia era nemmeno un mese fa. Loro sono una squadra forte sicuramente, se no non stavano qua, no? Dobbiamo cercare di fare il meglio noi, penso che possiamo vincere per andare più avanti. No, no, bello, io comunque già da piccolo ho sempre un bel rapporto e a lui le è capitata un'opzione di lavoro che non si poteva rifiutare, quindi penso che della società, al mio parere non contava niente, no? Però era giusto così che è andato via. E mi ha dato piacere vederlo, adesso pure non è per caso che lui è arrivato, si è fatto vedere pure che ci ha cambiato pure la mentalità, non è la squadra. Quindi comunque lo credi una pedina importantissima anche per il futuro dell'Arezzo, Marco? No, no, quello non lo so, però lui è un referente, un giocatore che è importante, quindi vederlo per noi, pure che siamo attaccanti, già è una cosa che se lui sta guardando un allenamento ti mette un po' di tensione, no? Sì, comunque sia, abbiamo un giocatore con le caratteristiche di speranza, ora come ora non c'è, ci sono stati altri giocatori, abbiamo adattato un po' il gioco al tipo di giocatori che c'erano. Sicuramente Speranza era un giocatore fondamentale per il nostro gioco e anche sui calci piazzati, comunque sì, era l'unico che aveva il piede per battere i calci piazzati e non possiamo nascondere che è stata un'assenza pesante per tutto il campionato, anche per noi attaccanti un po' si è sentita la mancanza. Noi cada volta che non mettiamo la maglia, adesso oggi per oggi con la partita secca, non sappiamo se è l'ultimo partito o no. Però le L'idea vostre è rimanere sempre, perché qua uno si trova bene, però vediamo ancora, no, non è finita questa stagione, Sì, la società comunque sia, giustamente, sta aspettando la fine della stagione per discutere con ogni giocatore per il prossimo anno. E, siccome ancora stiamo giocando, ancora non c'è stato un colloquio, e speriamo che questo colloquio ci sia comunque dopo il 10 giugno. Sì, sicuramente i carichi di lavoro sono diminuiti molto rispetto al campionato, pure perché adesso quello che uno ha nelle gambe ce l'ha ormai, non è che serva altro lavoro per mettere qualcos'altro. Fisicamente siamo arrivati abbastanza bene a questi playoff, abbiamo avuto anche un ciclo di 3 partite ravvicinate in 6 giorni e le siamo riusciti a affrontare abbastanza bene. Penso di essere che siamo arrivati tutti abbastanza bene a questi playoff. Tu come stai? Tranne Io sto, no, no, cioè,
Penso più o meno lo stesso di Mario, qualcuno che stanno con un po' più di dolore. L'altro giorno stava Sisè, io, vabbè, un paio con un po' di affaticamento, un po' di dolore, però abbastanza bene la squadra ha riuscito a giocare le 3 partite e a vincerle. Sicuramente c'è amaro in bocca per questo secondo posto. Se questi gol fossero serviti a vincere il campionato, penso sarebbe stato diverso per tutti e due. E come stagione, a livello personale, penso sia stata positiva, anche se si poteva fare meglio in qualche occasione. È stata una stagione lunga e faticosa in cui abbiamo dovuto affrontare un sacco di problemi, però penso che alla fine anche il secondo posto ti lascia l'amaro in bocca, ma non è tutto da buttare. Adesso stiamo cercando di trovare un piccolo riscatto in questi playoff e penso che alla fine comunque sia un bilancio positivo che si può dare. No, no, anche per me penso che questo di arrivare secondo ha fatto un po' di dispiacere perché alla fine si había formato un bel gruppo, si había fatto una bella stagione. Penso che io, da mia parte, ho fatto abbastanza bene, un po' di infortuni mi hanno fermato, però sto contento. Te digo, se avessimo vinto il campionato o se avessimo portato, se portiamo la squadra in C, è una stazione ottima, no? Io parliamo prima di Salim, visto che mi hai chiesto prima di Salim, penso che comunque sia un ragazzo con delle prospettive importanti, ha delle qualità sotto tutti i punti di vista, sia fisiche che tecniche, che per un ragazzo della sua età a me mi hanno lasciato stupito quando l'ho visto le prime volte. E la cosa importante da non sottovalutare, che è un ragazzo che si impegna molto e dal ritiro, dalla prima volta che l'abbiamo visto, ha fatto dei miglioramenti importanti durante questo campionato. Quindi ti fa ben sperare anche per il suo futuro, perché è un ragazzo che ci tiene a migliorarsi e non si sente appagato per quello che ha fatto in Serie D. Io gli auguro veramente di arrivare in alto, perché se continua a migliorarsi così ha tutte le possibilità. Invece, per quanto riguarda Pippo, io penso sia. È vero che ha segnato un po' di meno, però penso sia pure l'attaccante che ha giocato meno. È stato chiamato in causa sempre, la maggior parte delle volte a partita iniziata, ha sempre dato il suo contributo. Per noi è un giocatore importante, sicuramente. Ci ha dato anche quell'esperienza in più. Quando ha dovuto sostituire qualche punta, comunque sia un giocatore di esperienza, anche se non segna, però avere un giocatore con esperienza davanti è importante. No, 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 sono due bravissimi giocatori, tanto si seguono, lo sappiamo tutti, è un animale, però, lo che dice lui di che ha migliorato tantissimo è proprio vero, perché all'inizio già si vedeva che aveva dote tecnica e fisica, però alla fine si sta vedendo un giocatore troppo bravo, che tutti i giorni si impegna, che quando non lo vede nessuno sta in palestra, che vuole migliorare e arrivare lo più alto possibile, no? E Borgo, bueno, ya te la, como ha dicho Luis, una experiencia alucinante, pure un bravo ragazzo che siempre le da la tranquilidad al gruppo dentro del spogliatoio e che pure ha fatto bene quando è entrato, quando le ha toccato giocare dall'inizio, no? Io penso che abbiamo segnato entrambe proprio perché c'è questo rapporto d'amicizia e sin dall'inizio non c'è stata mai competizione. Io già ero qui l'anno scorso e Orazio quest'anno è arrivato, si è trovato pure un po' spaesato che non sapeva dove andare e l'ho aiutato io un po' a ambientarsi e lì è nata questa amicizia e si è vista in mezzo al campo, perché poi quando c'è invidia, soprattutto tra attaccanti, non ci si passa la palla, cose del genere. Si fanno i danni, non segna né uno né l'altro. Invece siamo riusciti a segnare proprio, secondo me, anche grazie a questo rapporto che ci unisce fuori dal campo. Il mio è soltanto un ruolo, un
un rapporto di lavoro. pure a me, fuori dal campo, perché mi pagano per badare a lui. Fuori da badare. Sì, fuori da badare. C'è una scommessa su chi disegna di più alla fine? Oppure non avete... No. Guarda, fino a che mi avevano... Ci ha provato, però... Cioè, che giocavamo tutte e due in avanti, dopo quando mi hanno messo il trequartista già stava più lontano della porta e non riuscivo a trovarlo. Abbastanza che ne ho perso pure con Sisek. Sì, no, lui è la forza sua, i capelli. Se gli tagli i capelli perde la forza. Ci ha convinto Martucci che mi voleva fare 10 euro di multa al giorno per i capelli. Adesso pure te. All'inizio stava una legge che diceva che i capelli, secondo come erano sistemati, erano dobbiamo pagare 10 euro al giorno. E va bene, io ho riuscito a non pagare, te mi dici adesso che tengo i capelli. Perché il direttore non vuole le gresse fatte strane, queste cose qua, non gli piace. Ed è permaloso. No. Sì. No. Io permaloso. Quando le dici una cosa che non... No. E ti comincia con la mano così. Vabbè, il pregio però lo sa. Eh? Il pregio ti ha chiesto pure. Invece domani qual è? È buono che si fa volere bene. No, invece d'Orazio il pregio è che è ragazzo solare e mette allegria a tutto lo spogliatoio. Pure nei momenti più difficili che ci sono stati, è il ragazzo che riesce a smorzare la tensione e mette entusiasmo in tutto il gruppo. Il difetto... Non ce l'ho. Non lo so, non ci ho mai pensato. Ah, è dispettosissimo proprio. Sì, lui dice che sto permaloso io, però lui... Mamma. No, vedi che sta nervoso, ti viene a stuzzicare, pure da fastidio a mettere le mani in faccia, così, è dispettoso proprio. Mamma mia, no, sei dispettoso, ammazza. Adesso non è che mi viene tanto in mente, perché io ti dico, parlo abbastanza male, come possono capire, perché le parole sono sempre la stessa, più o meno, per arrivare alla fine, quindi se parlo aretino no, non mi do conto. No, non lo so. Alonso, pure che sto sempre con lui che già non parla quasi l'italiano. E sto con Buchi che parla romano, quindi non è che sto tanto insieme alla gente che parla aretini. Martucci che parla romano. Bravo. A posto? Hai una domanda? Allora, il trequartista gli fa una domanda. Allora, il trequartista.